Mi chiamo Serena Bedini, ho 45 anni, sono scrittrice, giornalista e docente di scrittura creativa. Faccio questo lavoro ormai da molti anni, ho cominciato nel 2008 a scrivere, o meglio, i miei inizi probabilmente sono ancora precedenti perché inizialmente avevo cominciato a collaborare con delle riviste di didattica, con un blog presso cui scrivevo e con delle riviste d'arte. E poi però nel 2008, anche per motivi personali, persi il lavoro, ci fu un cambiamento molto importante nella mia vita rappresentato dalla diagnosi di celiachia. Iniziai a lavorare in un posto abbastanza particolare, sempre come insegnante, però si trattava di una fabbrica, quindi insegnavo lingua italiana a manager e a top manager e mi trovavo molto tempo a camminare durante il giorno per raggiungere i vari uffici dei manager e dei top manager e cominciai a farmi venire in mente delle storie. Diciamo che la cosa fu un po' indotta perché nel periodo, nei momenti di lavoro mi trovavo appunto nella fabbrica, quindi un ambiente in cui non c'era spazio per l'arte e la letteratura. Nei momenti di svago frequentavo gallerie e artisti e uno di loro mi disse: ma perché non provi a scrivere una storia così che io possa illustrarla? E così appunto cominciai, un po' scrissi per me, per amici e poi successivamente tentai un concorso letterario che vinsi e così ebbe inizio, diciamo, la mia carriera di scrittrice, nel senso che pubblicai la mia prima raccolta di racconti. Era a quel punto il 2009, tempi tecnici di pubblicazione delle case editrici e poi sono andata avanti a scrivere varie tipologie di testi. Inizialmente solo racconti e raccolte di racconti, poi successivamente cominciai a trattare temi più legati al sociale, al mondo del lavoro, alla celiachia stessa, su cui scrissi un trattatello umoristico. E poi sono andata avanti e ho cominciato a trattare temi che mi sono molto cari, visto che sono laureata in lettere, vale a dire la narratologia, la critica letteraria e quindi ho pubblicato saggi divulgativi e romanzi, a cui, diciamo, la forma del romanzo sono approdata nel 2016 con un romanzo che era fantastico e un po' umoristico. Successivamente ho cominciato a scrivere romanzi che, pur sempre essendo vicini alla vena fantastica, quindi alla dimensione del realismo magico, quella cara a Gabriel García Márquez oppure a Bontempelli oppure a Buzzati, hanno comunque degli elementi legati a thriller oppure a, diciamo, suspense. E quindi non sono solo meramente, diciamo, con un aspetto, con un significato positivo, ma hanno anche degli elementi più inquietanti. E scrivere è la mia passione, io mi diverto molto a scrivere, non ritengo che la scrittura sia un momento di sofferenza per lo scrittore, tutt'altro, un momento in cui mi impegno per dare il meglio di me, ritengo che la scrittura sia ricerca, sia stile, sia eleganza formale, sia l'espressione più possibile vicina al sentire dello scrittore, in modo che i lettori possano provare le sue stesse sensazioni quando scrive, ma nello stesso senso penso che la scrittura debba essere un momento di svago, di divertimento, di passione, sfogo della propria passione, anche di evasione. In effetti scrivere mi porta a vedere altri mondi, altre vite possibili, a vivere altre esistenze che presumibilmente non potrei vivere, anche a fare scelte che non farei mai nella mia vita. I miei personaggi spesso si muovono come io assolutamente disapproverei o come riterrei del tutto sbagliato, ma questi personaggi per me sono un modo di esplorare una realtà diversa da quella che normalmente conosco. Scrivere è interpretare una marea di ruoli contemporaneamente che di solito invece sono solo di determinate persone addette ai lavori. Perché quando scrivi puoi fare tutto questo e quindi questo per me è il senso di scrivere, immedesimarsi e divertirsi. Insegnare è sicuramente un modo per apprendere e per me lo è sempre stato. I miei allievi mi hanno sempre dato moltissimo in termini di
creatività, di spunti di riflessione, di capacità di divertirsi. Da loro ho appreso moltissimo e anche nei momenti in cui mi sentivo meno motivata a scrivere, era proprio insegnando che ritrovavo motivazione. Perché hanno la capacità di applicarsi alla scrittura con una freschezza, con una spontaneità che spesso, dopo molti anni in cui scrivi, tendi a non sempre ritrovare, dipende dall'opera a cui stai lavorando. E loro invece mi permettono veramente di ritrovare ogni volta motivazione e divertimento, quindi anche perché poi mi danno un punto di vista diverso sulla realtà, sulle cose, mi insegnano, è proprio così. Quindi io di solito reputo i miei corsi di scrittura creativa una condivisione di conoscenze. Io racconto ai miei allievi quello che so sulla scrittura e loro contribuiscono dandomi la loro capacità di immaginarsi mondi diversi, la loro capacità di mostrarmi strade nuove. Ho iniziato a insegnare nel 2003, insegnavo lingua italiana a studenti stranieri. Non avevo una particolare intenzione di insegnare per tutta la vita, la mia idea era semplicemente fare un lavoro per guadagnare un po' di argent de poche durante il periodo di studio, visto che all'epoca ero iscritta al biennio specialistico di filologia moderna a lettere a Firenze. E però poi tutto sommato mi appassionai e proprio durante il primo anno di insegnamento, in cui ho fatto solo un periodo, diciamo, di un breve tirocinio nella scuola che in quel momento mi aveva assunto, decisi di fare anche una certificazione dell'Università per Stranieri di Siena, il DITALS, per apprendere come insegnare una lingua. E però questa certificazione è stata centrale perché mi ha dato una struttura proprio su come muovermi in classe, sia in termini di strutturazione della lezione, sia in termini anche di postura, perché l'insegnante deve avere anche la giusta postura per proporsi ai propri allievi. E quindi poi insegnare è stato sempre più appassionante e ho continuato inizialmente nelle scuole di lingua italiana a studenti stranieri, poi ho incontrato sul mio cammino la LABA, dove appunto sono entrata come insegnante di lingua italiana a studenti stranieri, e siccome poi pubblicavo libri e la cattedra di scrittura creativa si era liberata perché il docente che c'era aveva deciso di seguire un'altra strada, io fui chiamata a prendere il suo posto e per me fu una grande occasione. Nello stesso periodo avevo già cominciato a insegnare scrittura presso altri istituti universitari privati di Firenze. E poi ho continuato alla LABA e successivamente anche in altre accademie a Firenze, dove insegno scrittura o materie correlate alla scrittura.